giorni. Ora parliamo di un argomento che è tanto affascinante quanto a volte desolante, stiamo parlando dei fari. Il Demani vuole ridare nuova vita a queste infrastrutture ma anche una nuova destinazione. In quest'ottica il direttore dell'agenzia Roberto Reggi ha presentato Valore Paese Fari. Roxy, in cosa consiste e come si articola questo progetto? Si tratta di 11 fari che vivranno quindi una seconda vita come dimore per il turismo, all'insegna quindi del vivere la natura, la cultura e l'ambiente. Si trovano in Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Toscana, i primi beni dello Stato appunto che entrano a far parte della rete dei fari. Obiettivo del progetto è valorizzare questi beni partendo da un'idea imprenditoriale innovativa e sostenibile. I fari, presto ne saranno però alienati anche altri, saranno affittati per 50 anni a operatori del turismo pronti a riqualificarli e trasformarli in attività turistiche. Ma vediamo quindi l'elenco di questi primi fari. All'asta il faro di Burucoli ad Augusta, di Murro di Porco a Siracusa, Capogrosso nell'isola di Levanzo Favignana, Punta Cavazzi a Ustica, Capodorso Maiori, Punta Imperatore a Forio d'Ischia, San Domino alle isole Tremiti e poi i due beni all'isola del Giglio, il faro Punta del Fenaio e il faro di Caperrosso e poi ancora il faro Formiche di Grosseto e il faro di Caporizzuto all'isola di Caporizzuto.